recuperano quelle che Hegel chiama le radici etiche, forme di comunità solidale all'interno della società civile. Hegel pensa essenzialmente all'amministrazione della giustizia, pensa a quella che chiama le corporazioni, che precorrono in realtà i sindacati, forme di comunità sia pure settoriali, e poi pensa, qui veniamo al nostro tema, alla scuola, la scuola pubblica, come luogo di eticizzazione della società. La scuola pubblica, dice Hegel, continua, seguita nel lavoro avviato nella famiglia come comunità dell'origine. Per questo Hegel si rifiuta di pensare la società civile come sistema dei bisogni concorrenziali e preferisce appellarlo famiglia universale. A differenza della famiglia particolare in cui ciascuno di noi viene al mondo, la società civile è una famiglia universale in cui tutti si è figli dello Stato e quindi si beneficia, per Hegel, di diritti e di doveri che spettano ogni individuo, quale che sia il suo status d'origine, quale che sia la sua posizione sociale. Questo è il punto fondamentale. Per cui occorre diffidare rispetto alla vulgata che presenta Hegel come pensatore totalitario, categoria quella di totalitarismo con cui, come ben sapete, oggi si delegittima ogni forma politica passata, presente e futura che non sia quella della democrazia di mercato, che di democratico poi ha in realtà molto poco. Hegel non è affatto un pensatore totalitario. Hegel concepisce lo Stato non come negazione della libertà individuale, ma come luogo che soltanto possa renderla possibile nella sua pienezza. Lo Stato, infatti, ha luogo di garantire il libero sviluppo individuale di tutti i membri della comunità, della famiglia universale, che è la comunità civile. Tanto più che in Hegel non si verifica quel riassorbimento della società civile nello Stato che si avrà in un hegeliano eterodosso come Giovanni Gentile, il filosofo del fascismo, per intenderci. In Gentile la sparizione della società civile nello Stato determina gli esiti che ben sappiamo. Ma in Hegel la società civile ha la sua autonomia e non può mai essere repressa o riassorbita nello Stato. Ecco perché Hegel non è un totalitario e forse anzi il vero vaccino rispetto ai totalitarismi e segnatamente rispetto al totalitarismo soft e glamour dell'economia di mercato che si sta oggi realizzando su scala planetaria. Ecco, Hegel valorizza l'elemento della scuola. La scuola ha come obiettivo quello di proseguire nel lavoro avviato dai genitori in famiglia. Deve eticizzare gli individui trasmettendo loro valori, cultura, formazione, di modo che essi vengano sviluppandosi come membri della famiglia universale, consapevoli del loro compito, possibilitati a svilupparsi nel loro ambito specifico in cui si realizzeranno. Anche in Hegel la scuola quindi ha come compito non quello di trovare un posto di lavoro peraltro precario e flessibile, ma quello di formare gli esseri umani.